Soltanto due cose mi hanno cambiato la vita, anzi, me l'hanno fatta capire, dunque alla fine vivere. La prima è stata il greco antico che ho incontrato da ragazza e la seconda è stata la corsa, il running, che ho incontrato del tutto per caso, inaspettatamente, l'estate di 3 anni fa. Della corsa, ma anche dello sport in generale, non sapevo nulla. Avevo sempre pensato che fosse molto più importante allenare il cervello anziché i muscoli delle gambe. Non mi sarei mai aspettata di scrivere questo libro se me l'avessero detto, non so, 3 anni fa mi sarei forse messa a ridere. In realtà The Arte Ginnastica è quindi il resoconto di quella sconcertante avventura che è stata per me iniziare a correre e allo stesso tempo è una riflessione sulla nostra contemporaneità, sulla nostra paura di invecchiare e dunque di morire, su ciò che ci spinge ogni mattina noi runner di tutto il mondo a trasformare i marciapiedi della nostra città in palestra a cielo aperto. Perché tutto questo bisogno di resistenza, sempre di più in realtà da che cosa stiamo scappando, mi chiedo. È una riflessione sulla femminilità, ma anche sullo stato del nostro pianeta, sul nostro modo di vedere il tempo, in quello stato di flow, così si chiama in inglese, quel benessere, quel tempo fra dal tempo di quando si corre, ma che gli antichi chiamavano kairos. Scrivendo questo libro mi sono imbattuta nel primo manuale di sport della storia, che è quello di Filosofo. Si chiamava The Arte Ginnastica ed era una riflessione sullo sport. Io che mi aspettavo un manuale di allenamento per imparare a correre come correvano i greci, mi sono in realtà imbattuta in una riflessione che parte dal concetto di sport come sofia, ovvero come scienza, e quindi una riflessione più larga di quanto muovere le gambe sia importante per far muovere il cervello. Ho detto che valeva la pena di tentare, valeva la pena di rifare quei 41,8 km percorsi dal primo runner della storia Filippide, il primo maratoneta di sempre, per provare a capire, perché una cosa soltanto è certa, se è vero che dal 2500 a.C., l'età di Pericle, di Platone, tutto è cambiato dalla tecnologia, alla religione, persino il clima, siamo stati capaci di ordinare, se tutto è cambiato però il corpo umano è rimasto lo stesso e quindi i miei muscoli, il mio cuore, i miei polmoni sono gli stessi degli antichi maratoneti greci e quindi volevo provare e poter dire anch'io, quindi che cambi, abbiamo vinto.